In studio Giada Giaquinta. Buon pomeriggio e bentrovati a una nuova edizione di MTG. In apertura alla cronaca, i carabinieri del comando provinciale di Ragusa hanno sequestrato beni per un valore complessivo di circa 400.000 euro a un 43enne di Comiso. L'uomo pregiudicato è accusato di essere socialmente pericoloso in quanto vive stabilmente dei proventi derivanti da attività delittuose, in particolare dallo spaccio di droga. I dettagli. Un appartamento di 165 metri quadri in contrada Mastrella, un negozio di 230 metri quadri nel centro di Comiso e le quote societarie della società che gestisce il negozio. Sono questi beni sequestrati a un 43enne di Comiso, beni il cui valore commerciale è stato stimato complessivamente in 400.000 euro. Si tratta di un sequestro cautelare ai fini di confisca da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del Comando Provinciale di Ragusa, su delega della Procura Distrettuale di Catania. Un sequestro emesso a carico del comisano Biagio Chipinti, già noto alle forze dell'ordine, e finito al centro di un'indagine patrimoniale coordinata dalla Procura, che ha avanzato la proposta di sequestro a seguito di mirate e capillari indagini di carattere patrimoniale svolte dai carabinieri di Ragusa, che hanno consentito di accertare la disponibilità del 43enne di beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati, alcuni dei quali intestati a un prestanome acquisiti con i proventi illeciti. Oltre all'appartamento e al negozio, il sequestro cautelare ai fini di confisca ha interessato anche delle quote societarie della Follow Store SRL, la società che gestisce il negozio di abbigliamento. L'uomo è accusato di essere socialmente pericoloso in quanto vive stabilmente dei proventi di attività delittuose, in particolare di spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle verifiche sulla situazione bancaria e patrimoniale, infatti, era emersa una sperequazione patrimoniale che ha portato gli inquirenti alla pista dei proventi illeciti. L'uomo, infatti, condannato per droga, era finito al centro dell'indagine patrimoniale coordinata dalla Procura, che ha delegato al nucleo investigativo di fare accertamenti bancari e patrimoniali al 43enne, che si trovava già agli arresti domiciliari. Al termine dell'esecuzione, i beni sono stati messi in possesso all'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Catania. E adesso ci spostiamo a Modica perché continuano le indagini sull'omicidio di Peppe Lucifora. Sono tanti gli interrogativi, di recente è stata trovata della droga nell'appartamento. Gli inquirenti però non dicono nulla e rimandano ad accertamenti tecnico-scientifici. C'erano piccole dosi di hashish quantitativo da uso personale all'interno dell'appartamento di Peppe Lucifora. E quanto si apprende dalla Procura della Repubblica di Ragusa, da cui viene evidenziato come solo al termine di approfondimenti scientifici e tecnici sarà possibile potersi pronunciare sull'accreditamento di una pista piuttosto che di un'altra. Un mistero dunque destinato ad infittirsi nei futuri giorni, visto che la tanto auspicata svolta investigativa non c'è stata. I carabinieri, stando alle dichiarazioni ufficiali, stanno mettendo in campo ogni energia per consegnare alla giustizia chi ha massacrato il cuoco dell'azienda sanitaria provinciale. Oltre una settimana di silenzi, consapevoli. Sì, consapevoli, perché le piste aperte sono tante, forse troppe, ed è difficile potersi sbottonare di più su una rispetto ad un'altra. Si ha sempre più la sensazione che si aspetti un calo fisiologico di attenzione mediatica su una vicenda destinata invece ad accrescere la sete del sapere. Sì, perché l'intera collettività modicana è piegata da numerosi interrogativi, in quanto non si ha memoria, o quantomeno recente, di un delitto così violento e misterioso. Un giallo condito di secondo in secondo da pettegolezzi più o meno veritieri, credibili, che vanno a disegnare diverse piste, diverse ipotesi, diversi assassini, diversi moventi. L'unico dato certo è che un uomo di 57 anni è stato massacrato nella propria abitazione, di largo 11 febbraio a Modica, che in questa casa era presente della droga e che il tablet recuperato dalla scena del crimine potrebbe rappresentare l'unica chiave d'accesso alla verità. Forse quella verità che è stata già individuata, valutata, e proprio dal suo approfondimento forse ha aperto più porte che erano ben chiuse. Camere che una volta aperte avrebbero aperto a verità parallele su cui si potrebbero profilare nuovi, importanti ed inquietanti scenari. Ipotesi che si susseguono e che trovano come fonte anche e soprattutto gli amici di Peppe. Al momento però solo un silenzio preoccupante e
tratti inquietante avvolge la morte di Peppe Lucifora, su cui l'attenzione però è destinata a rimanere alta. E un 18enne è stato arrestato dai carabinieri per furto, tentato furto aggravato e ricettazione. In particolare, alle prime luci dell'alba, i militari della stazione dei carabinieri di Acate sono stati allertati da alcuni migranti ospitati nel centro di accoglienza e assistenza che qualche minuto prima avevano sorpreso un giovane che si era introdotto furtivamente all'interno di una camera da letto e tentava di rubare una bici. Spostatisi a casa del 18enne, sono stati rinvenuti altri oggetti rubati, occultati all'interno di un garage: un televisore LED, un decoder per la TV satellitare, uno smartphone e 3 biciclette e un casco integrale. Dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato tradotto presso la propria abitazione, dove si trova adesso agli arresti domiciliari, e inoltre è stato segnalato alla prefettura di Ragusa come assuntore di sostanze stupefacenti. Ed è stato arrestato un 26enne di Vittoria dalla Polizia di Stato. Il giovane si trovava a bordo di un'auto insieme ad altre 4 persone fermate a un posto di blocco. Il 26enne risultava già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed era sprovvisto di documento di riconoscimento. Per questo motivo ha tentato di sottrarsi all'identificazione. La polizia ha perquisito anche l'auto, all'interno della quale è stato trovato un nerbo di circa 1 metro, di cui il 26enne non ha saputo dare spiegazioni. Il giovane è stato arrestato per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno. Crisi degli enti locali in provincia di Ragusa, al centro di un convegno organizzato da UST CISL e dalla CISL FP. Occorre mettere al centro dell'agenda il riordino dei servizi e delle funzionalità, è stato detto nel corso dell'incontro. La situazione è critica, migliaia di lavoratori della provincia di Ragusa che lavorano negli enti e che da oggi chiedono soluzioni e opportunità. Di questo e di tanto altro si è parlato nel corso del convegno organizzato dall'UST CISL Ragusa Siracusa e dalla CISL FP. Chiamati a partecipare i sindaci, i commissari dei liberi consorzi, tecnici, lavoratori anche della provincia Eblea, per ascoltare le diverse letture di un problema che mette a rischio la tenuta di molti centri del nostro territorio. Più di 250.000 persone nelle province di Siracusa a causa del blocco di una serie di servizi tipicamente erogati dai comuni, dagli asili nido all'assistenza a disabili e anziani, e per il rischio di perdere il posto di lavoro passando per il tunnel della mobilità, ha detto il segretario generale della CISL FP Ragusa a Siracusa, Daniele Passanisi. Dipendenti che vivono con lo spettro di una mannaia che si allunga sulla loro testa, la stabilità occupazionale ed economica di tanti lavoratori, per non parlare degli stessi servizi da garantire ad ogni cittadino. Sono realtà come Acate ad aver dichiarato il dissesto. In predissesto invece abbiamo i comuni di Modica, Monterosso Almo, Pozzallo e Scicli. E il libero consorzio comunale di Ragusa non se la passa meglio, se si pensa che ha chiuso il bilancio consuntivo 2018 in negativo, con un disavanzo di amministrazione di 2 milioni e mezzo di euro. È opportuno, ha aggiunto Passanisi, mettere al centro dell'agenda il riordino dei servizi e delle funzioni, ripristinando l'osservatorio sugli enti di area vasta, previsto dalla legge regionale 15 del 2015, ed istituito purtroppo solo sulla carta. Poi bisogna eliminare il prelievo forzoso, la causa maggiore di questi mali, unitamente ad un serrato negoziato con il governo nazionale sulle competenze relative alla tassazione locale e al contributo statale, indispensabili per il funzionamento di questi enti. Il segretario generale dell'UST CISL Ragusa e Siracusa, Paolo Sanzaro, ha aggiunto: ci sono 2 aspetti che bisogna considerare in maniera attenta. La diminuzione di circa 600 milioni di euro in 10 anni dei fondi che la Regione eroga ai comuni e la grande difficoltà a recuperare i tributi. Una nuova scuola dal sud per il sud è il titolo dell'incontro che si è svolto stamattina allo spazio Cultura Meno Assenza di Pozzallo, organizzato da CISL Scuola Ragusa Siracusa. Obiettivo: aprire un dibattito sulle sfide che la nuova scuola propone e i cambiamenti nel mondo del lavoro.
I cambiamenti dell'universo scolastico con le sfide da affrontare per rispondere alle richieste del mercato del lavoro. Queste le tematiche di cui si è parlato questa mattina nel corso dell'incontro organizzato da CISL Scuola Ragusa Siracusa nello spazio Cultura Meno Assenza di Pozzallo. Una nuova scuola dal sud per il sud è il titolo del dibattito al quale hanno preso parte istituzioni, docenti, ragazzi per avviare un confronto aperto sulle nuove prospettive che il mondo della scuola offre. Alcuni ragazzi hanno parlato dell'alternanza, alcuni ragazzi hanno parlato di imprenditorialità. Ecco perché è necessario costruire i percorsi di alleanza. Il mondo imprenditoriale, le opportunità che anche il terzo settore offrono, le attività di natura istituzionale che questo territorio potrebbe costruire, devono essere messe a disposizione, sapendo che non si potrà offrire ai ragazzi la conoscenza di un lavoro. I ragazzi si devono abituare ad avere competenze trasversali. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha puntato l'attenzione sul tema dell'integrazione. E voglio ringraziare la CISL per questa grandissima attenzione che ha voluto dedicare questa città non solo nella politica dell'accoglienza ma soprattutto nella politica dell'integrazione, che è la vera scommessa non solo di Pozzallo, non solo della Sicilia ma dell'Italia intera. Se falliamo sull'integrazione fallisce l'Italia. Karim, 15 anni, che frequenta il secondo anno del liceo musicale Giovanni Verga di Modica, lancia un appello alle istituzioni scolastiche. Alle istituzioni vorrei lasciare che gli studenti e gli insegnanti dovrebbero essere molto più aperti con gli studenti che vengono da fuori, ma anche stranieri normalmente. Però per me il futuro per la nostra Italia appunto è la conoscenza, che è molto importante anche per la storia, che così non possiamo ripetere gli errori che abbiamo commesso in precedenza. La Regione faccia un passo indietro sui tagli dei fondi per l'assistenza igienico-personale degli alunni disabili, una decisione inattuabile e dannosa per gli studenti e per i lavoratori. A dirlo il segretario regionale della FLC-CGL Sicilia, Adriano Rizza, che spiega come la decisione aumenterà notevolmente il carico di lavoro dei collaboratori scolastici, le cui competenze non possono paragonarsi a quelle acquisite dal personale specializzato, circa 2.000 le presenze in Sicilia, che attualmente si occupa di espletare questo delicato servizio e che ha delle competenze che scaturiscono da un percorso di 900 ore. Pertanto, conclude Rizza, chiediamo al governo Musumeci e all'assessore competente di revocare il provvedimento di definanziamento. E voltiamo pagina, il caso del cedimento del tetto di Palazzo Ina a Ragusa per il sindaco Cassì è stato puramente strumentalizzato. Il primo cittadino affida una nota e il proprio pensiero su un argomento che è stato sfruttato e veicolato in modo non veritiero, dice. Vista l'abbondanza delle piogge, il problema si sarebbe potuto registrare in un qualunque edificio, ma siccome si parla del Tribunale di Ragusa, c'è qualcuno che ci ha voluto speculare di sopra. È il senso della nota che fa registrare una replica forte da parte del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, in riferimento ai problemi insorti nei locali di Palazzo Ina, utilizzati dal Tribunale di Ragusa, nei pressi di Piazza San Giovanni. Dopo le notizie diffuse dalla stampa a proposito del cedimento del tetto di Palazzo Ina, con il coinvolgimento di alcuni spazi in uso al tribunale, insieme all'assessore ai lavori pubblici Giuffrida, ho voluto constatare personalmente la situazione, devo dire di portata molto ridotta rispetto a quanto diramato. Ripristinata nelle tre stanze coinvolte quella parte di pannelli del controsoffitto interessata. Stiamo già provvedendo a risolvere il problema delle infiltrazioni, si legge ancora nella nota a firma del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Come può accadere in caso di fenomeni eccezionali di pioggia come quelli che si sono verificati durante la recente allerta meteo, anche in altri locali, sia pubblici che privati, si sono verificate delle infiltrazioni. Spiace però che nel caso di Palazzo Ina si sia attuata una autentica e mirata speculazione, conclude la nota a firma del sindaco di Ragusa Peppe Cassì, che rassicura che le condizioni di Palazzo Ina sono sicure.
La parte ragusana di Punta Braccetto invasa dalla spazzatura che la natura ha riconsegnato al territorio dopo le alluvioni dei giorni scorsi. La denuncia arriva dal consigliere del Movimento 5 Stelle Giovanni Gurrieri, che rivolge un appello al sindaco Cassì. Dice: occorre ripulire, anche perché il posto di cui stiamo parlando è quello interessato dall'area protetta di Randello e dei camping. Molti danni sono stati causati, dice Gurrieri, dalla mancanza di pulizia della vegetazione, oltre che dai rifiuti esistenti nell'alveo del canalone presente sotto il ponte, conclude Gurrieri. Adesso parliamo di sanità, in particolare delle criticità del pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica. L'onorevole Orazio Ragusa ha scritto una lettera aperta indirizzata al direttore generale dell'ASP 7, Angelo Aliquò. Situazione sempre critica, dice, occorre una dotazione organica all'altezza della situazione. Carenza d'organico e attese estenuanti, questa è la situazione del pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica, riportata dall'onorevole Orazio Ragusa in una lettera aperta indirizzata al direttore generale dell'ASP di Ragusa, Angelo Aliquò. Ci saremmo attesi che, soprattutto con l'inaugurazione dei nuovi locali risalente a qualche mese fa, qualcosa sarebbe cambiato, scrive l'onorevole Ragusa. Purtroppo, però, nulla potrà essere modificato in positivo se non si potrà contare su una dotazione organica all'altezza della situazione. E tutto ciò pur a fronte della preparazione e della qualificazione del personale medico e sanitario che si sottopone allo stress quotidiano con impegno e abnegazione, sottolinea Ragusa, che nella lettera si chiede che sanità abbiamo intenzione di lasciare i nostri figli. Dobbiamo correggere il tiro fino a quando ne abbiamo l'opportunità. Tre suggerimenti dell'onorevole Orazio Ragusa, che si fa portavoce dei cittadini che si sono rivolti al deputato regionale per ottenere risposte riguardo queste criticità, l'onorevole Ragusa inserisce che per superare i problemi legati al pronto soccorso che si registrano da tempo, a questo punto la politica deve interrogarsi, chiedendo se tutto ciò sia accettabile a scapito dei pazienti. L'obiettivo, dice Ragusa, deve essere quello di puntare a indirizzare in maniera sapiente gli sforzi che la Regione compie per assicurare l'erogazione di servizi sanitari all'altezza della situazione. E sono certo, scrive in conclusione l'onorevole Ragusa, che il manager Aliquò deciderà cosa è meglio per eliminare queste condizioni di approssimazione e di precarietà che rischiano di non rendere un buon servizio agli assistiti. Adesso parliamo di un caso di buona sanità, perché il manager dell'ASP Aliquò è stato destinatario di una lettera da parte del signor Giuseppe D'Antonio Vittoriese, che ha scritto per ringraziare per l'ottima equip del reparto di ortopedia dell'ospedale Guzzardi diretto dal dottor Padua. Il signor D'Antonio parla della propria esperienza. Sentiamo. Spesso si ricorre ai cosiddetti viaggi della speranza, anche quando in loco abbiamo professionisti seri e preparati che riescono a fare bene il proprio lavoro. È il caso dell'ortopedia di Vittoria e dell'equipe guidata dal dottore Elio Padua. È quanto scrive in una lettera il signor Giuseppe D'Antonio, 52 anni, di Vittoria, zio di Alessio e Simone, i due ragazzini uccisi lo scorso 11 luglio da un SUV in via 4 Aprile. Il signor Giuseppe ha scritto una lettera al direttore generale dell'ASP, Angelo Aliquò, manifestando tutto il suo orgoglio nell'affermare che in provincia di Ragusa, in particolare nell'unità operativa di ortopedia dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, diretta dal dottore Elio Padua, si fa sanità di ottima qualità. Il signor D'Antonio da mesi soffriva di dolori alle gambe e difficoltà a camminare. Un anno fa circa, scrive nella lettera, si rivolse ad una clinica di Catania in cui l'ortopedico, uno specialista di Genova, dopo una visita lo sottopose ad un intervento chirurgico che in un primo momento pare fosse andato bene, ma dopo un mese circa incominciarono dolori lancinanti che lo hanno costretto a recarsi più volte al pronto soccorso del Guzzardi. Lo specialista di Genova, scrive nella lettera il signor D'Antonio, mi diceva che ci voleva tempo per guarire, ma capivo che qualcosa non andava. Dopo l'ennesimo accesso al pronto soccorso dell'ospedale Vittoriese, i medici decisero di sottopormi ad una consulenza ortopedica con il dottore Padua, che immediatamente capì il mio problema diagnosticandomi una brutta infezione che comportava la rimozione della protesi e successivamente rimetterne una nuova. Fui operato proprio l'11 luglio, quando la mia famiglia fu colpita dalla tragedia dei miei nipoti Alessio e Simone. L'intervento è andato bene, la protesi fu rimossa e di conseguenza i dolori finirono.
Sono stato seguito dal dottore Padua, scrive il signor Giuseppe, e dalla sua equipe nei mesi successivi e durante la convalescenza. L'11 ottobre scorso mi hanno rimesso una nuova protesi, è andato tutto bene. Parecchi sono i casi di persone che si rivolgono a specialisti o strutture sanitarie del nord, ma in loco, scrive il signor Giuseppe, abbiamo professionisti seri e preparati che riescono a fare bene il proprio lavoro. Grazie agli operatori sanitari di Vittoria e grazie ancora alla direzione generale per aver scelto il meglio, conclude il signor Giuseppe D'Antonio. Dal 25 novembre al 1 dicembre al via la settimana della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Il programma coinvolge le 9 ASP della nostra isola con una serie di iniziative coordinate dall'assessorato regionale per la salute. Prende il via il prossimo 25 novembre per concludersi il 1 dicembre una serie di iniziative sulla conoscenza delle malattie sessualmente trasmissibili e promuoverne la prevenzione. Saranno coinvolte le 9 ASP della Sicilia che metteranno a disposizione dei cittadini 40 punti di incontro in tutta l'isola dove saranno svolte attività di informazione, di consulenza medica, psicologica e screening gratuiti. Saranno presenti su tutto il territorio di tutta la regione unità mobili che offriranno la possibilità di fare test su HIV, HCV, sifilide, gonorrea, clamidia senza la necessità di richiesta del medico curante e si potrà contare su una più intensa attività degli ambulatori di ginecologia e di cura delle malattie infettive. Il programma curato dal Dipartimento Attività Sanitaria Osservatorio Epidemiologico della Regione servirà anche a raccogliere i dati di prevalenza sulle malattie sessualmente trasmissibili che aggiorneranno il quadro della frequenza nella popolazione. Durante la settimana di iniziative saranno distribuiti dalle 9 ASP dell'isola gli opuscoli che contengono al loro interno un profilattico e il numero verde sempre attivo 800-861061 a cui ci si può rivolgere in caso di screening o sospetto di aver contratto infezioni. Tutte le ASP metteranno a disposizione le loro unità mobili per i test gratuiti o per attività di consulenza. Era una delle iniziative alla quale abbiamo lavorato molto, non soltanto perché dare un'attenzione alle trasmissioni sessuali in una terra che ha visto crescere negli ultimi anni anche i malati di AIDS, significa dare una indicazione precisa da parte della regione e poi perché siamo una delle poche regioni italiane ad avere avuto questa sensibilità, a voler parlare ai giovani, a farlo attraverso anche i mezzi di comunicazione, i social network. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria, tra poco. Bentrovati in studio, chiude i battenti la 53esima edizione della Fiera Campionaria d'autunno che si è svolta a Vittoria. È calato il sipario sulla 53esima campionaria nazionale d'autunno che ha registrato l'apprezzamento di visitatori ed espositori. L'edizione 2019 ha portato alla ribalta il polo fieristico con una nuova immagine, una realtà già radicata nel territorio che ha finito per richiamare come sempre tantissimi visitatori da ogni parte della Sicilia. Un'innovazione coniugata con la tradizione, come ha confermato l'appuntamento con la Fiera del Bestiame. L'edizione 2019 ha visto dunque impegnati oltre 300 spazi espositivi e 4.500 metri quadrati di area esterna. Due sono stati gli appuntamenti dedicati alla cultura con la presentazione del libro di Dan Peterson, ex coach dell'Olimpia Basket Milano, Non fare una cosa stupida e come fare una cosa intelligente, e il comico Francesco Mandelli, Mia figlia è un'astronave. Chiudiamo questa 53esima edizione, ha detto il direttore di Vittoria Mercati, polo fieristico Davide La Rosa, con la consapevolezza di avere lavorato tanto e di avere ottenuto risultati soddisfacenti sia per noi che per i nostri espositori. Siamo felici e soddisfatti del lavoro fatto perché è un lavoro di squadra portato avanti in diversi mesi e che mi porta chiaramente a ringraziare tutta la struttura di Vittoria Mercati. Abbiamo consolidato il rapporto di confronto con gli espositori che sono rimasti, come dire, soddisfatti della nostra presenza, ma per noi era un dovere, e con i quali abbiamo aperto un confronto per il prossimo futuro. Ringraziamo la commissione straordinaria che ci è stata vicina in questi mesi. C'è da pensare a questo futuro, il futuro è chiaramente oggi, lo faremo con la dovizia e la responsabilità che ci appartiene, lo faremo per la città di Vittoria.
Assegnazione del Premio Internazionale di Arte Letteraria Il Canto di Dafne per la sezione narrativa inedita. La cetra al presidente del caffè letterario Quasimodo di Modica, Domenico Pisana. All'autore modicano è stato assegnato il primo premio per il suo saggio letterario inedito dal titolo Quasimodo, Rebore Garcia Lorca, poetas che tiene nel fuego entre sus manos percorsi di umanesimo, spiritualità e poesia sociale. La premiazione si svolgerà domenica ad Aulla, in provincia di Massa Carrara. E domani ricorre la giornata dell'infanzia in occasione del trentennale della firma organizzata attività in diversi istituti di Modica. Interessante il progetto promosso dall'associazione Arca. E non dobbiamo pensare soltanto a noi stessi, perché mentre noi siamo a scuola, dall'altra parte del mondo potrebbe esserci qualcosa di peggio, ma anche in Africa, che è molto vicino a noi, potrebbe esserci la guerra, quindi non dobbiamo pensare soltanto a noi stessi, ma anche ai diritti degli altri bambini, e già noi potremmo iniziare a fare qualcosa. Delle fotografie che raccontano due facce dello stesso mondo, da una parte chi ha, dall'altra chi non ha, ma soprattutto gli eccessi, chi ha troppo e spreca, chi dall'altra parte invece non ha nulla e si accontenta. Un progetto voluto dall'associazione Arca a Modica che si chiama Dammi una mano a, e che ricorre in occasione della firma delle Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. Giornata che ricorre domani e per cui sono previste svariate iniziative in tutto il territorio. Sposato da quattro istituti modicani, questo progetto è stato accolto dalla Carlo Amore, dalla Giovanni XXIII, dalla Santa Marta Ciaceri e dalla Raffaele poi domani. Nel plesso Falcone di quest'ultimo istituto comprensivo si trova la classe composta dagli alunni che ha partecipato all'iniziativa con la guida della professoressa Polare, che ha promosso appunto un reale contest fotografico. I ragazzi hanno documentato con foto la realtà dell'eccesso e dell'assenza totale cui sono piegati spesso troppi bambini. Gli studenti, divisi in gruppi, si sono trasformati in scenografi, fotografi e attori, un'iniziativa che negli altri istituti ha visto attività laboratoriali diverse e non uguali per tutte le classi. Organizzata per domani pomeriggio una iniziativa che prenderà vita alle 15.30 alla Domus Sancti Petri e a seguire altri momenti, tra cui flash mob e momenti di intrattenimento. Il tutto per promuovere con strumenti semplici la consapevolezza dei diritti dell'infanzia. Prima ci siamo seduti in cerchio e abbiamo parlato un po' appunto dei diritti dei bambini, abbiamo parlato dei diritti che in molti paesi vengono negati e poi abbiamo iniziato appunto questo laboratorio e ci siamo divisi per gruppi e ognuno si è occupato di un diritto specifico e abbiamo scattato delle foto per scattare queste foto i gruppi sono stati divisi in tre ruoli, due sceneggiatori, un fotografo e un attore. Ho avuto il ruolo di fotografa, la cosa che mi è piaciuta di più è stare con i miei compagni a preparare la scena e tutte le diverse attrezzature. Le fotografie verranno tagliate e ci sarà metà dei bambini poveri, da una parte il lato povero e da una parte il lato un po' più ricco. E come l'avete rappresentato? L'abbiamo rappresentato noi con il mio gruppo, abbiamo rappresentato, avevamo una foto di una scuola siriana che era distrutta e l'abbiamo rappresentato dall'altra parte, dalla parte con i diritti riconosciuti, con un maestro che spiegava alle bambine. I ragazzi hanno potuto sperimentare concretamente, a parte lo studio della convenzione dei diritti riconosciuti e negati, anche concretamente un'esperienza che è quella della fotografia. E è giusto che questi momenti ci siano nella nostra giornata proprio per ricordare un'idea di società più giusta e più equa. Si chiama Differenziamoci, il progetto promosso dalla DAST in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Partita qualche giorno fa la settimana per la riduzione dei rifiuti, Catania si attesta prima città in Sicilia con il maggior numero di azioni iscritte
iscritte, ben 161, seguita da Palermo con 74 azioni, 72 nel Calatino, 48 a Messina. Con 672 azioni la Sicilia è per la prima volta la regione in Italia con il maggior numero di azioni, eventi organizzati da scuole, comuni e associazioni dedicate all'educazione ambientale e alla riduzione dei rifiuti, seguita da Piemonte con 651 eventi e Lombardia con 536. Diverse le scuole che hanno partecipato nella provincia di Catania grazie anche a un non protocollo voluto alla direzione del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana, che prevede un coinvolgimento attivo delle scolaresche di tutta la provincia etnea. Iniziamo a sensibilizzare la gente, i giovani, per la raccolta differenziata, ma oggi più che mai dobbiamo anche sensibilizzare verso la riduzione dei rifiuti. È un concetto difficile da spiegare, però significa eliminare gli scarti alimentari, eliminare la plastica, soprattutto quella monouso, quindi ridurre i rifiuti, perché oggi, a causa della nostra società estremamente consumista, c'è una grandissima produzione di rifiuti. 672 azioni, mi piace ricordare, nella regione siciliana, coordinate dal Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'ingegnere Salvo Cocina, che è riuscito a creare una comunità di ambientalisti che ci tengono realmente in tutta la Sicilia a far sì che le sorti ecologiche di quest'isola possano cambiare. Questo è un esempio concreto di cittadinanza attiva che coinvolge tutti, coinvolge gli alunni, coinvolge i docenti, ma coinvolge anche le famiglie. Hanno partecipato tutte quante le classi della scuola media, quindi ben 14 classi. Nelle settimane precedenti la referente del progetto, la professoressa Longo, ha sollecitato le famiglie, ma anche gli alunni. E sono stati predisposti dei focus specifici sulla raccolta differenziata e ognuno a casa propria ha differenziato correttamente la propria spazzatura, e poi i ragazzi sono stati sollecitati a portare oggi tutto questo per poterlo differenziare con i responsabili della DASTI. Se i rifiuti si trasformano in opere d'arte, è la scommessa della Trash Art di Confcommercio Comiso in collaborazione con l'amministrazione comunale e gli studenti dell'Istituto Fiume, che hanno riciclato del materiale di scarto, rifiuti comuni e meno comuni per la realizzazione di vere e proprie creazioni artistiche che saranno esposte fino a domenica in alcuni negozi. E a Modica ogni mercoledì dalle 14 alle 18 sarà possibile conferire gli scarti di sfalci di potatura al CCR mobile della zona artigianale in contrada Michelica. L'amministrazione comunale precisa che l'obiettivo è di velocizzare il conferimento degli sfalci di potatura, oltre alla normale procedura che prevede la segnalazione all'IGM con il conseguente ritiro a domicilio dei rifiuti. E con questo è tutto, termina qui la nostra edizione di MTG. Grazie per averci seguito.